Enrico Stefano, vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Movimento 5 Stelle. Ciao Enrico. Sì, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera, ciao. Ecco, allora, qual è il tuo giudizio? Non c'è mafia capitale secondo questa sentenza di primo grado? Ma secondo me, secondo noi il dibattito è che si sta generando un pochino fuorviante, cioè qui il tema non è se ci sia un'associazione a delinquere normale, tra virgolette, o di stampo mafioso. Un'associazione a delinquere c'è stato nel corso degli anni, favorito anche da una politica comunque accondiscendente, un sistema a Roma che, anziché premiare il merito, anziché premiare i giovani imprenditori, anziché premiare gli operatori virtuosi, c'era un sistema affaristico che favoriva sempre i soliti noti, sempre i soliti pochi negli appalti e nelle assegnazioni. Quindi il tema è che poi questa associazione, che ha distrutto la nostra città, che ha portato i danni economici e non solo ingenti nella nostra città, se poi questa associazione sia di stampo mafioso o meno, dal nostro punto di vista è un pochino riduttivo, e forse questo è anche l'imbarazzo che sta provando il Partito Democratico in questi giorni, in queste ore. È chiaro che un po' faceva comodo a tutti definirla mafia, no? Perché si capiva meglio di che cosa si stava parlando. Ecco, De Risi ha detto si tratta probabilmente di una piccola o grande, insomma, Tangentopoli, è comunque una roba grave, insomma, no? Assolutamente grave. Io poi l'ho vissuta in prima persona, perché in quegli anni, ormai è passato un po' di tempo, io ero consigliere comunale di opposizione, quindi è sicuro vedere consiglieri comunali con i quali magari fino ai giorni prima sedevo accanto sugli scranni, discutevo gli atti in Assemblea Capitolina, vederli poi coinvolti e anche condannati poi in queste ore in primo grado, vi assicuro che non è stata una bella esperienza, proprio dal punto di vista del cittadino che osserva quella che dovrebbe essere la macchina amministrativa e politica che dovrebbe garantire benessere e servizi efficienti alla città. Quindi è una pagina nerissima della storia e cui stiamo vivendo e viviamo ancora tutti i giorni, e è importante poi che una forza politica come il Movimento 5 Stelle abbia fatto e continui a fare da anticorpo a un sistema di questo tipo che, ripeto, ha rovinato la nostra città. Ecco, quindi il fatto che non sia stato applicato l'articolo 416 bis, cioè che non ci sia un'associazione di stampo mafioso, non deve ridimensionare i danni fatti da questa associazione criminale. Ecco, questo stai dicendo. Io ho letto anche dei comunicati di alcuni esponenti del Partito Democratico, che quasi hanno cercato di diminuire, di rivendere quasi come è successo questa sentenza di oggi. I danni sono sotto gli occhi di tutti, che poi c'è stata un'associazione a delinquere standard o di stampo mafioso, poco cambia sui danni che sono stati fatti alla società. Poi non vorrei costruire un dibattito giuridico, potrei anche farlo, perché insomma sono ancora relativamente fresco di università e ricordo un po' gli esami di diritto penale, però poi ripeto, l'associazione a delinquere c'è. Poi potranno essere di stampo mafioso, anche se poi su questo avremmo da che dire, perché pensiamo al municipio di Ostia, un municipio che è stato sciolto per mafia e che ancora ha un commissario perché era stato sciolto per mafia. Pensiamo anche alle parole della senatrice Bindi quando ha, nella commissione che presiede, ribadito più volte l'esistenza della mafia a Roma. Quindi poi può essere un dato soggettivo o meno, oggettivo o meno, ma quello che resta sotto gli occhi di tutti sono i danni di un sistema che ha, soprattutto dal punto di vista economico e del merito, creato dei danni ingenti in questa città, per i quali ci vorranno anni per poterli riparare. Ecco, comunque c'è il post, anche questo a caldo, di Virginia Raggi, che inizia con mafia capitale. Ecco, mafia capitale, due punti: imprenditori politici, dipendenti pubblici corrotti e personaggi della criminalità di un passato non lontano. Quindi si può continuare a definirla così anche in un'accezione più larga, secondo te? Cioè, Virginia Raggi l'ha fatto comunque. Ma sicuramente, ripeto, in un'accezione più larga sicuramente sì, perché poi quando c'è un sistema per cui negli appalti, ecco, non vince magari l'impresa più meritoria, ma vince chi ha il contatto più vicino con il politico, con l'amministratore pubblico di turno, è chiaro che è un sistema che come approccio, magari, quindi non in senso strettamente giuridico, ma come approccio, è un sistema che possiamo comunque definire mafioso da questo punto di vista.
Allora, due domande che arrivano dai nostri ascoltatori e poi ti o la salutiamo, ecco, no, Enrico Stefano. No, io, siccome lui fa, allora io lo ripeto, quelli che corrono io li sento subito più che lui corre, e quindi a proposito, ma una domanda tecnica, ma ci vai a vedere il triathlon all'Eur? Sì, se riesco volentieri, anche perché tra l'altro il triathlon a me piacerebbe in un futuro diventare, anche perché in bicicletta insomma sono abbastanza allenato. Ah, ecco, vedi, lo potevi fare. Nel nuoto sono un po' tecnicamente scarso, però quando troverò tempo sicuramente. C'è Diario che lo fa la versione sprint, e c'è anche quella. Però spero di venirci anch'io, ma questa è una divagazione. Allora torniamo invece a Mafia Capitale, Mondo di Mezzo, eccetera, i messaggi e le due domande proprio specifiche che facciamo a Enrico Stefano tra i messaggi che sono arrivati al 3775 104 500. Ma secondo lei, per fare mafia bisogna per forza uccidere o si può fare adottando altri sistemi? Domanda Claudio. Ma no, perché mafia vuol dire anche intimidazione, vuol dire soggezione, vuol dire incutere timore, vuol dire indirizzare gli atti di un comune, di un'amministrazione in un certo modo, sfavorendo la trasparenza, sfavorendo il merito. Quindi non è che necessariamente ci debbano essere degli omicidi, insomma, non è necessario, cioè, appunto è un'accezione più ampia, quello che parlavamo un pochino prima. Oh, e poi con queste condanne, domanda Marco, a quale punto di pulizia siamo nel comune di Roma? Ma poi qui entriamo in un campo ovviamente che è giuridico, ma poi è anche organizzativo, amministrativo. Noi abbiamo, i cittadini ci hanno dato un compito importantissimo, che è quello di ricostruire la nostra città, di ricostruire anche la fiducia, perché poi va detto che nel comune di Roma ci sono tante persone che comunque fanno il loro lavoro, che comunque danno il massimo, che comunque cercano di cambiare lo stato delle cose. Ecco, l'avvento del Movimento 5 Stelle nel Comune di Roma è stato importante proprio per questo motivo, per dire a chi vuole dedicarsi alla propria città, alle persone oneste, alle persone capaci: avete una forza politica che vi sostiene, avete una forza politica che vi appoggia, che vuole far emergere il merito, che vuole cambiare veramente questa città. Quindi appunto il nostro lavoro di veramente ricostruzione, per il quale saranno necessari tanti anni, però è un lavoro che abbiamo avviato, che abbiamo improntato e che stiamo continuando a perseguire con il massimo della determinazione. Oh, comunque io mi sono andato a poi ovviamente Enrico Stefano, che appunto lo conosce meglio di me il codice, perché l'ha ricordato, fresco di studi giuridici, più fresco di studi giuridici di molti altri, però rileggendo il 416 bis, eccolo qua, l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza dell'intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri. Ma poi dopo si arriva, se l'associazione è armata si applica un aggravio di pena, però in effetti qua non viene citato il fatto che debba essere necessariamente armato. No, assolutamente, insomma, mi ricordavo anche io l'articolo, appunto, più o meno che i termini erano questi, però appunto c'è un'associazione a delinquere, c'è. No, anche perché sennò sembra una forzatura quella della pubblica accusa di aver chiesto l'applicazione del 416 bis, in realtà è una questione di interpretazione. Assolutamente sì, assolutamente, certe volte il confine è molto labile ovviamente, quindi però resta il fatto che c'è stata a Roma una storia da delinquere, che poi l'abbia fatto in maniera mafiosa o meno, o a rigor di codice in maniera mafiosa o meno, è un aspetto sicuramente importante, ma che non cancella quello che effettivamente è successo, quello che effettivamente i cittadini hanno subito. Ricordiamo che Enrico Stefano è avvocato, ecco, questo per dire, quindi insomma era una questione di interpretazione, quindi ci sta pure un po' di delusione da parte della pubblica accusa. Abbiamo letto i commenti, diciamo così, non serenissimi, nella forma sì, ma nella sostanza meno, di Paolo Ielo, del procuratore aggiunto Paolo Ielo, insomma. Quindi è possibile poi che ci sarà anche una richiesta d'appello da parte dell'accusa, insomma, no, perché venga riconosciuta l'aggravante mafiosa, insomma, questo è stato già annunciato, insomma, questo. Poi vedremo, insomma, la storia non finisce qua, Enrico.
No, sicuramente, insomma, sicuramente è un capitolo, ma ci saranno altri episodi. Grazie Enrico Stefano, vicepresidente Assemblea Capitolina. Ciao, grazie, buona giornata. Buona serata.